Un riccione con carattere riesce a rimontare due volte allo Young Sant'Arcangelo. Sì, secondo me è un ottimo riccione in una bellissima partita con una grande cornice di pubblico, due squadre che non hanno speculato sul risultato, si sono affrontate a viso aperto, hanno alternato fasi della partita dove hanno attaccato e diciamo così difeso. Secondo me da vedere penso sia stata una partita probabilmente di altra categoria, ma anche bella. Decisivi calci piazzati? Sì, i calci piazzati in un campo così piccolo che ha comunque delle misure più ridotte sono determinanti, devo dire che bravi a batterli e bravi a colpire nel momento giusto. È stato già accennato una bellissima cornice di pubblico in 300 circa a vedere questa partita sotto questo bel sole. Sì, una partita di cartello tra due società che hanno fatto altre categorie, che hanno un pubblico affezionato e devo dire che è sempre bello giocare davanti a tante persone, quindi bellissima cornice e credo anche bel divertimento. È un buon punto per il Riccione? Ma credo che per guardare la classifica sia ancora prematuro, diciamo che ci portiamo a casa il punto che probabilmente è il massimo che abbiamo meritato. Ripeto, ai miei ragazzi devo fare un plauso perché secondo me hanno fatto una bella partita, se penso solo che siamo insieme da 30 giorni, 20 giocatori nuovi, devo dire che hanno messo in campo anche un bel calcio, quindi sono contento, da qui ripartiamo, è stato un bel esame, un bel test, e ci aspettavamo al Sant'Arcangelo quello che è stato, una grande squadra, però ci ha dimostrato che anche noi ci siamo, loro sono un po' più avanti di noi, secondo me è dato dal fatto che comunque hanno lo stesso tecnico da due anni, hanno più o meno la stessa squadra da un paio d'anni, hanno inserito qualche giocatore di categoria, però noi non dobbiamo vincere ma dobbiamo dare il massimo ogni domenica. Mister, due volte avanti, due volte raggiunti, ma alla fine viene fuori un buon punto dal campo di Riccione. Sì, assolutamente, anche perché bisogna anche riconoscere la forza dell'altra squadra, una squadra che per i primi 15 minuti ci ha messo alle corde, hanno giocato a ritmo più alto, poi dopo noi siamo saliti tanto, li abbiamo messi secondo me molto molto in difficoltà, soprattutto dalla metà campo in su. Sì, è un peccato perché quando vai avanti due volte dovresti riuscire a portare a casa la partita, però io sono molto molto soddisfatto e molto fiero di quello che hanno fatto i miei ragazzi. Abbiamo avuto sul 2-1 due occasioni clamorose per chiuderla, il secondo tempo credo che ai punti l'avremmo dovuto vincere noi. Però questo è il calcio, però sono molto soddisfatto perché incontrare Morciano e Riccione e riuscire a giocare a testa alta con tutte e due le squadre vuol dire che sicuramente andando avanti abbiamo un futuro molto molto interessante. Oggi decisivi calci piazzati perché i gol sono arrivati su due rigori, su una punizione e sugli sviluppi di un angolo. Sì, il calcio piazzato ormai nel calcio moderno è fondamentale, purtroppo noi abbiamo preso il gol del 2-2 sul calcio piazzato nel nostro miglior momento, però è giusto ed è logico che bisogna accettarlo e bisogna lavorare in settimana perché non accada più ed essere un po' più cinici e più bravi quando invece li battiamo noi, anche se oggi soprattutto alla fine molto probabilmente lo schema dove abbiamo mandato Luca Sorrentino a calciare in porta, se non prende un difensore a caso che era a caso lì in mezzo all'area, vinciamo noi la partita. Però sono molto contento della prova della mia squadra e è onore anche a Riccione che sicuramente reciterà un campionato di vertice perché è una squadra costruita per vincere. Innanzitutto congratulazioni perché sei sceso in campo per la prima volta da papà. Sì, esatto, ieri sera, anzi stanotte diciamo, sono diventato papà, è nato Noah, penso sia stata un'emozione indescrivibile. Il gol più bello è poi oggi in campo. Sì, sono state 24, anzi anche 48 ore abbastanza di passione, diciamo. Sono tornato a casa all'1:30 e dopo sono venuto qui al campo e abbiamo cercato di fare il massimo di quello che è stato possibile, insomma. Sei riuscito comunque a concentrarti. Che partita è stata quella tra Riccione e Young? Penso sia stata una partita innanzitutto di categoria superiore, perché si affrontavano due belle squadre, come penso abbia dimostrato il campo e la cornice anche di pubblico. E penso sia stata una partita equilibrata, decisa appunto da calci piazzati,
E niente, rimaniamo con, ci prendiamo il buono di questa partita che comunque si è riusciti a recuperarla due volte e andiamo avanti per la nostra strada sapendo comunque di essere consapevoli di essere sulla buona strada. Hai avuto anche una bella opportunità in chiusura di prima frazione. Sì, esatto, e purtroppo l'ho colpita troppo bene di collo e mi è finita dritta per dritta, ero un po' fuori dallo specchio della porta e è uscita di poco. Peccato perché poteva andare meglio. Anche perché avreste avuto già pronta la dedica. Esatto, esatto, ero già pronto, avevo già studiato, insomma. Un bel 2-2 importante, un punto prezioso per lo Young sul campo del Riccione. Sì, abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione e c'è da fare i complimenti ovviamente all'avversario che era molto valido. E portiamo a casa questo punto che per noi è fondamentale, e bravi tutti, bravi noi, e dobbiamo continuare così perché abbiamo un obiettivo ben preciso e queste partite dimostrano che possiamo farcela. C'è un po' il rammarico di essere andati avanti due volte, di esservi fatti raggiungere? Beh sì, però come dicevo prima l'avversario era di un livello alto, quindi ci sta un po' a soffrire, però niente, portiamo a casa questo punto, sono molto contento della prova di tutta la squadra, nonostante qualche defezione, però siamo un gruppo molto solido, abbiamo tutti la stessa mentalità e questa è la cosa più importante. Per te è una magia su punizione. Ti ringrazio e piace battere le punizioni, siamo molto bravi in tanti, me la sentivo, le ho detto a Sorrentino, lasciamela che c'ho il piede caldo, è andata bene, e l'importante era fare il risultato, è stato fatto e continuiamo così. Del resto lui aveva già battuto il rigore. Sì, basta e avanza direi. No, scherzo.